Sicuramente conoscete tutti il professor Alessandro Barbero, è professore di storia medievale presso l'Università di Torino, nella sede del Piemonte Orientale. Non è più l'Università di Torino, no, non è più l'Università di Torino, siamo un'università a pieno titolo, che si chiama il Piemonte Orientale. Piemonte Vercelli. Vercelli Alessandri e Novara. Questa sera è venuto a presentare la storia del Piemonte, sapete, ha pubblicato un libro nel 2008 intitolato Storia del Piemonte dalla preistoria alla globalizzazione. Da circa 200.000 anni fa fino a, a oggi. Ma i primi 198.000 non si sa niente. Però ci sono già delle notizie anche su cose davvero molto antiche. Non voglio aggiungere altro perché insomma abbiamo Alessandro Barbero che secondo me ha ricongiunto la competenza di uno storico eccezionale a un dono che è rarissimo anche negli storici, ma non nel primo grande storico occidentale. Il nostro padre Erodoto, che quando andava in giro raccontava nei santuari, presso i luoghi dove si svolgevano le gare pannelleniche, la storia, sapeva incantare e affascinare. Questo è un dono rarissimo. Questa è una corte, in effetti siamo in un castello, e dunque nessun luogo più adatto per fare l'aedo della storia. Grazie, grazie mille. Io provo a stare in piedi perché ci vediamo meglio in faccia, anche se vi confesso che sono un po' stanco, per cui se ogni tanto vacilla un po' il ragionamento voi mi scuserete, perché è stato un anno un po' pesante questo, con tutte le conferenze sui 150 anni, tutti gli inviti a parlare in giro appunto di Garibaldi, di Cavour e di Vittorio Emanuele. Volevo anche chiedere scusa ai bambini, perché non sempre quello che dirò sarà facile. Io cercherò di farmi capire, però voi capite che se uno fa un discorso adatto ai bambini, magari i più grandi non sono così interessati. Se fai un discorso per i più grandi, i bambini rischiano magari di non riuscire a seguire tutto. Ma insomma, vediamo cosa riusciamo a fare. Noi siamo qui a parlare di storia del Piemonte perché a me qualche anno fa hanno chiesto di scrivere una storia del Piemonte. Non è una mia iniziativa, me l'hanno chiesto. È stata un'iniziativa della regione Piemonte che si è accorta che non c'era un libro che nell'insieme raccogliesse la storia del Piemonte. Allora hanno trovato un editore, Einaudi, e hanno trovato uno che si è fatto incastrare e ha accettato di farla. E quindi io ho lavorato per un bel po' e ho scritto questo libro sulla storia del Piemonte. Ora, scrivere un libro sulla storia del Piemonte è una cosa che comporta una serie di problemi. Uno ci deve pensare, io non ci avevo mai pensato, ma quando ci pensi ti accorgi di una serie di problemi. Per esempio, cos'è il Piemonte? Da quando è che si chiama così? Voi capite, se uno deve fare la storia della Sicilia, Sicilia è un'isola, o la storia della Sardegna, sono isole, si sono sempre chiamate così ed è sempre stato perfettamente evidente che quella lì era la Sicilia. Non c'è il problema di capire di che territorio stai parlando. Ma il Piemonte al tempo degli antichi romani c'era? No che non c'era. E al tempo dei Longobardi c'era? No che non c'era. Piemonte è una cosa che si è formata col tempo. Allora io alla fine, ragionandoci su e parlandone anche con l'assessore Oliva, si è detto no, facciamo la storia del Piemonte come è adesso. Però la storia del Piemonte com'è adesso è la storia di pezzi di territorio che non sono sempre stati tutti insieme, che non hanno sempre avuto una storia unitaria. È la storia di pezzi di territorio che ancora pochi secoli fa erano separati. E, che ne so, Ovada in Piemonte, ma fino a un po' di tempo fa era la Repubblica di Genova, loro si pensavano Liguri. Novara è in Piemonte, ma fino a 200 anni fa non era in Piemonte, era in Lombardia Novara. E anche adesso loro pensano un po' di essere in Lombardia, di proprio tutta la verità. Ecco. Quindi è la storia di pezzi di territorio che si sono uniti a un certo punto. È talmente difficile mettere insieme questi pezzi che per tradizione la storia del Piemonte è stata collegata alla storia dei Savoie. Si è detto, il Piemonte è solo i Savoia che l'hanno creato, l'hanno unificato. Tant'è vero che sulla copertina del libro l'editore
ha voluto mettere, questa è un'immagine medievale, ma c'è lo stemma dei Savoiari, lo scudo rosso con la croce bianca. Io gli ho detto che io ci avrei messo una brigata partigiana o magari un'officina della Fiat sulla copertina, invece i Savoia. Talmente è forte l'idea che comunque una storia del Piemonte c'è, perché ci sono i Savoia che l'hanno formato, però è tutto da vedere. Dunque, il Piemonte com'è adesso? Da quand'è che il Piemonte è quello di adesso? Sembra incredibile, ma è da abbastanza poco tempo. Il Piemonte è quello di adesso, ufficialmente, dal 1948, quando la Valle d'Aosta è diventata una regione autonoma, perché prima la Valle d'Aosta era considerata parte del Piemonte. La poesia del Carducci al Piemonte, che qualcuno si ricorderà dalla scuola, parte da Aosta e poi va giù, Ivrea e così via. I valdostani non ci hanno mai creduto. Però ufficialmente la Val d'Aosta era Piemonte, ma glielo dire adesso. Ecco. Quindi è abbastanza recente, insomma, qualcuno di qui era già nato probabilmente, insomma, anche se pochi. Quando il Piemonte ha preso la forma che ha adesso, che a noi sembra così, così normale, no? Così naturale. E d'altra parte nell'Ottocento c'erano territori che erano Piemonte e che poi si sono persi. Che ne so, Voghera, tutto un pezzo del Piacentino, Vigevano, facevano parte del Regno di Sardegna, poi negli scambi tra regioni sono finiti alla Lombardia. Allora il problema è, va bene il territorio del Piemonte di adesso, però risaliamo all'indietro e cominciamo a vedere quando è che questo territorio ha cominciato a essere sentito, anche il nome Piemonte, quando è nato. Ecco, è tutto abbastanza recente. Io quando dico abbastanza recente tenete conto che io mi occupo di Medioevo, eh? Per me una roba del 1200 è una roba recente. Però prima c'è tutto il periodo barbarico e i Romani, ecco, al tempo dei Romani, quello che oggi è il Piemonte, per loro non era assolutamente una regione unitaria. I Romani in Piemonte, nel Piemonte di adesso, ci sono arrivati da due strade diverse. Quando dico ci sono arrivati, voglio dire anni, decenni di guerre per sottomettere le popolazioni che abitavano lì e per trasformare quei territori in Italia romana, diciamo, no? Ecco. Nel Piemonte del Sud, quindi anche qui, ci stavano i Liguri. I Liguri erano popolazioni, una volta si diceva popolazioni misteriose, perché non si sapeva che lingua parlassero, poi in realtà si sono trovate delle cose, non sono misteriose per niente, sono dei galli, dei celti anche loro, come tutti gli altri, come quelli di Asterix, insomma, dei celti. Però i Liguri sono popolazioni che per tantissimo tempo resistono alla conquista romana. I Liguri non vivono solo qui nel Piemonte del Sud, vivono dalla Toscana, dalla Lunigiana, tutta la Liguria, un pezzo di Provenza, e sono tribù che vivono in queste valli degli Appennini. Ogni valle c'è la sua tribù, e poi scendendo giù verso il Po, nelle colline, ogni collina c'è il suo castelletto, il suo villaggio. E i Romani ci mettono un'infinità di tempo per sottomettere questi Liguri. I Romani dicono i Liguri sono gente arretrata, sono pastori, vivono su sulle loro montagne, non sono organizzati, non conoscono neanche la moneta, ogni tribù fa per conto suo. Per i Romani è un disastro, perché sconfiggi una tribù e la prossima non sei neanche accorta e devi ricominciare da capo. E quindi sono in realtà 50-60 anni di guerre durissime dei Romani per sottomettere tutto il territorio che oggi è il Piemonte del Sud e la Liguria. Guerre durissime, quando dico guerre durissime vuol dire villaggi bruciati, la popolazione sterminata oppure ridotta in schiavitù o deportata in altre zone. Non so quanti generali romani combattono qui, poi tornano a Roma, celebrano il trionfo, hanno sconfitto i Liguri, ma la tribù successiva si ribella subito. E quindi qua i Romani fanno terra bruciata. Qui il paese viene spopolato, i Liguri vengono ridotti in cima ai bricchi, e nel grosso del territorio qui i Romani hanno spazio per far venire gente.
gran parte della popolazione del Piemonte del Sud, all'epoca di Giulio Cesare o di Augusto, non è più fatta dai discendenti dei Liguri. Sono i discendenti di tutta la gente che i Romani hanno portato da Roma e dall'Italia del Sud, perché i Romani quando conquistano un paese lo fanno, certo per conquistare bottino, per catturare schiavi, ma anche perché poi in quel territorio lì distribuiscono la terra ai veterani o ai proletari di Roma che non hanno lavoro, ai disoccupati dell'Italia centro-meridionale. Conquisti un paese, distribuisci terra a migliaia di persone. Quindi qua uno dei giochi che uno può fare quando ragiona sulla storia del Piemonte è: quante gocce diverse di sangue ci portiamo nelle vene, che patrimonio genetico diverso ci portiamo dietro noi piemontesi. Ecco, qualche goccia di sangue dei Liguri, però poi anche un bel po' di sangue di tutti quei disoccupati di Roma o contadini della Campania che sono venuti qua quando è stato conquistato il paese. E i Romani conquistano la Liguria, l'Appennino, le colline, vanno avanti e poi trovano il Po. Trovano il Po e dicono: se c'è mai stato un confine è questo, qui ci fermiamo. Il Po è buffo perché noi piemontesi non siamo abituati a pensarlo come un confine, no? Per noi il confine semmai è il Ticino, quello sì, di qua è Piemonte, di là è Lombardia. E il Po invece che ci passa in mezzo non lo pensiamo come un confine, però se uno ci ragiona è molto più confine il Po che non il Ticino. I Romani arrivano al Po e dicono: basta, finito, la regione Liguria si ferma qui. Loro chiamano Liguria tutto questo territorio fino al Po. E il Piemonte del Nord? Il Piemonte del Nord ci sono arrivati da un'altra parte, dalla pianura padana, non da sud. Nel Piemonte del Nord vivevano i Galli, che erano celti anche loro, più o meno come i Liguri, però erano più avanti, erano più strutturati, avevano dei re che battevano moneta, non erano tribù molto primitive, ognuna nella sua valle, erano già popoli più organizzati, avevano già quasi delle città. Milano o Vercelli erano quasi città, già con i Celti, con i Galli. I Romani lì arrivano dalla pianura padana, hanno sconfitto i Galli che vivevano in Emilia, poi vengono avanti e si trovano davanti questi altri Galli che vivono tra Milano e Vercelli praticamente, gli Insubri. E lì la storia è tutta diversa, perché se nel Piemonte del Sud i Liguri, divisi in tante tribù, hanno resistito, sono stati sterminati, il paese è stato ripopolato dai Romani, invece in quello che oggi è il Piemonte del Nord non succede quello. I Romani incontrano questi re dei Galli, i quali sanno che i loro colleghi re dei Galli dell'Emilia sono stati sconfitti, hanno capito che resistere a Roma non vale tanto la pena, e i re gallici che comandano tra Milano, Novara, Vercelli, in tutta quella zona lì, dove il Ticino non è un confine per niente, perché ci sono gli stessi popoli da una parte e dall'altra, quei re galli lì si mettono d'accordo con Roma, fanno la pace, si sottomettono a Roma pacificamente, non vengono sterminati, rimangono loro, i coloni dall'Italia del Sud lì ne arrivano pochi, vengono incorporati nell'impero romano senza grossi conflitti. Poi ovviamente pian piano diventano romani anche loro, perché imparano a parlare latino, scoprono che la ceramica che portano i mercanti dall'Umbria è molto più buona di quella che fanno gli artigiani locali, e fanno carriera nell'esercito romano, diventano romani anche loro, ma come origine sono le popolazioni galliche. E i romani dicono: benissimo, questa è la Gallia cisalpina, dal Po in su, dal Po in giù e Liguria, due paesi diversi per i Romani. E già che ci siamo vi aggiungo ancora una cosa: quando i Romani arrivano qua non pensano mica che questa sia Italia, per loro Italia è quello che conoscono, da Roma in giù praticamente. Poi hanno sottomesso gli Etruschi in Toscana, ecco lì anche Italia, la pianura padana. Ci vuole un po' per ammettere che sia Italia. Cominciano a pensare che qua è Italia quando qui riempiono di gente che parla latino, e poi cominciano a fabbricare tutte le città romane, che qui nel Piemonte del Sud sono tante,
perché hanno spopolato il paese, c'è tanto spazio libero. E allora Asti, Alba, Pollenzo e anche quelle che poi non sono rimaste, perché ne hanno fatte tante, troppe probabilmente, ecco, a sud del Po. Allora lì cominciano a dire, beh, va bene, adesso quella è Italia effettivamente. Uno può viaggiare pacificamente, parlando latino e spendendo la moneta di Roma in tutta quella pianura padana, quindi quella è Italia. Fin dove arriva questa Italia? Notate che di Piemonte non si parla neanche lontanamente, C'è la Gallia Cisalpina, la Liguria, però insomma grosso modo Italia, fin dove arriva? Arriva fino a quando cominciano le montagne. Quando cominciano le montagne, i romani intanto si fermano, per cui le conquistano ancora più tardi. Poi soprattutto le montagne per loro è un altro mondo. Quindi l'Italia arriva, ancora al tempo di Augusto, c'è una dogana che si paga quando si portano merci fra l'Italia e la Gallia. La Gallia sarebbe la Francia di oggi per loro, no? Ecco. Il confine fra l'Italia e la Gallia passa sostanzialmente ad Avigliana. Ad Avigliana, a Carema e Bard, quindi all'ingresso della Valle d'Aosta, lì c'è il confine. Appena cominci a entrare in montagna, a risalire la Val di Susa, per dire, per i romani quella non è più Italia. Lì sono tribù galliche che sono governate in un altro modo, con regole diverse, perché l'Italia ha dei privilegi sotto Roma, naturalmente, rispetto ai territori conquistati altrove, l'Italia è privilegiata, paga meno tasse. Però una volta che cominciano le Alpi non è più Italia. Quindi un bel pezzo di quello che per noi oggi è Piemonte, tutte le valli alpine, all'epoca per i romani non solo non fa parte del territorio, ma nemmeno è Italia. E poi, e quando è che si comincia a parlare di Piemonte allora? Di Piemonte si comincia a parlare parecchio tempo dopo. Diciamo intorno all'anno 1000, dopo l'anno 1000, sono venute le invasioni barbariche, i Longobardi, è caduto l'impero romano, ci sono i Longobardi, poi arriva Carlo Magno, l'Italia entra a far parte dell'impero di Carlo Magno e non c'è nessuno che parli di Piemonte. E la pianura padana come la chiamano? Non Padania, con tutta la buona volontà, non la chiamano così. La pianura padana la chiamano, dispiace un po' dirlo, noi che siamo piemontesi, ma la chiamano Lombardia. Tutta la pianura padana, da Susa a Venezia, all'epoca barbarica e poi nel Medioevo, è chiamata Lombardia. Ed è chiamata Lombardia per un motivo preciso, perché si erano i Longobardi. Quindi tutto quel paese lì era il paese dei Longobardi, la Lombardia. Quindi le varie regioni nostre di oggi, Piemonte, la Lombardia attuale, l'Emilia, il Veneto, ecco, sono tutti territori che si sono creati col tempo, che in origine facevano parte di un'unica grande Lombardia, pensa Formigoni, un'unica immensa Lombardia, e si sono formate però per l'uso semplicemente, perché in questo paese così grande, da Susa a Venezia, ecco, a un certo punto cominciano a nascere dei nomi per le zone, per le varie zone. E qui da noi il nome Piemonte nasce in un modo proprio banalissimo, perché dal punto di vista di chi arriva dalla pianura padana, l'imperatore Federico Barbarossa che scende dal Brennero e poi risale il corso del Po, e a un certo punto, arrivato più o meno a Pavia, comincia a vedere i monti giù in fondo, quando fa bello. Da Pavia in poi vedi i monti giù in fondo e ti accorgi che la pianura va a finire nella montagna. E lì cominciano a usare questo nome, Piemonte, che vuol dire ai piedi dei monti. Quindi quel pezzo in fondo alla pianura padana dove vai a sbattere dei monti a un certo punto. Nasce così e nasce in un modo assolutamente, come dire, non è uno stato, un principato, un ducato, un feudo, non è niente del genere, semplicemente tutta quella zona lì viene chiamata nell'uso Piemonte, e il Piemonte è un pezzo della Lombardia naturalmente, perché le due cose continuano a esserci. Noi abbiamo dei diplomi dell'imperatore Federico II nel 200, poco tempo fa come dicevo appunto,
il quale dice: sì, sono qui a Pavia, sono appena uscito dal Piemonte e nomino il conte di Savoia a sostituirmi come vicario in partibus pedemontium, nella parte del Piemonte. E poi succede che in questo paese, che si chiama così, che nessuno sa bene dove finisce, dove comincia, insomma, a occhio, comincia Pavia, comincia Mortara, comincia Novara, più o meno, tanto non è importante, non è mica che ci sia un confine, no, ecco, è un modo di dire. Ecco. In questo paese comincia a venire fuori una dinastia che comincia ad affermarsi come la più forte fra le varie dinastie di conti, di marchesi che governano quei territori, e sono i Savoia effettivamente. Savoia del Piemonte attuale ne controllano solo un pezzetto. All'inizio i Savoia sono francesi addirittura, vengono dalla Savoia, sono francesi, parlano francese e per molto tempo sono dei principi francesi che hanno anche un pezzetto di territorio al di là delle Alpi. E poi pian piano questo pezzetto di territorio lo allargano, ma all'inizio è un pochissimo, è giusto lo sbocco delle valli, Rivoli, Avigliana, Lanzo. Poi pian piano si allargano Ivrea, Torino, Pinerolo. Quindi tutta la zona proprio sotto le Alpi la prendono in mano i Savoia. E i Savoia cominciano a dire: sì, noi abbiamo un territorio diviso in due. Da una parte delle montagne c'è la Savoia, dall'altra parte, verso l'Italia, verso la Lombardia, c'è quella roba lì, come si chiama? Cominciano a chiamarlo Piemonte. Nel 1400 erotti il duca di Savoia Amedeo VIII manda suo figlio a governare la parte di qua delle Alpi, come dicono loro, e gli dà il titolo di principe di Piemonte. Da quel momento i Savoia chiamano principe di Piemonte il loro primogenito, un'usanza che è durata fino alla fine, no? Fino insomma a Umberto II, che era principe di Piemonte quando regnava suo padre Vittorio Emanuele III. E quindi a questo punto nasce l'idea che il Piemonte è il territorio governato dai Savoia, che però non è il Piemonte attuale. Se noi guardiamo, ancora nel 600, i Savoia arrivano più o meno, appunto, come dicevo, fino a, diciamo, la linea da Cuneo, Torino, Ivrea, poi Vercelli, arrivano anche a Vercelli. Asti, per esempio, fino al 500 non ce l'hanno. Novara, Tortona, fino al 700 non ce le hanno i Savoia, sono tutti il Monferrato. Monferrato che per noi oggi è Piemonte, no, da tutti i punti di vista, tutto sommato, no? La gastronomia monferrina, i vini del Monferrato. Ecco, ancora nel 600 il duca Carlo Emanuele I di Savoia invade il Monferrato, che non è suo, c'erano i marchesi di Monferrato, poi nel 600 non sono più i marchesi, sono i Gonzaga di Mantova, che sono duchi del Monferrato, ma insomma quelle sono questioni fra le dinastie. Però di fatto il Monferrato è indipendente. Sulle cartine di quell'epoca uno vede Piemonte e sono i paesi posseduti dai Savoia, in giallo per esempio, e poi vede in verde Monferrato, un altro paese. E quando intorno al 1618 il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, invade il Monferrato con le sue truppe, i cronisti dell'epoca ci parlano dell'insurrezione dei contadini del Monferrato che insorgono contro le atrocità dei piemontesi. Perché i piemontesi, stranieri in Monferrato, hanno invaso il paese con la soldatesca, la zichenetta, si può capire, no? E i contadini, ecco, quindi piemontesi e monferrini sono due popoli diversi in quel momento. Non parliamo di Novara, punto, Alessandria, che non sono Piemonte proprio per niente. Novara e Alessandria hanno una storia che con i Savoia non c'entra niente. C'entra col Ducato di Milano. Novara e Alessandria sono province del Ducato di... Avete presente i Promessi Sposi? Gli spagnoli che governano a Milano, il cancelliere Francisco Ferrer, il malgoverno spagnolo. Ecco, gli spagnoli che governano a Milano non governano solo la città di Milano, governano il Ducato di Milano.
Ducato di Milano comprende anche Novara e Alessandria, che sono quindi Lombardia spagnola, una storia completamente diversa dalla storia del Piemonte e dei Savoia. Oh, uno potrebbe anche dire, sì vabbè, re diversi, qua regna il Savoia, lì regna il re di Spagna, col suo viceré a Milano, ma poi in realtà la società è la stessa. Ecco, non è proprio così, perché poi in realtà i governi, ai popoli che governano, come dire, danno cose diverse. Vi faccio un esempio molto concreto. L'Inquisizione. L'epoca di cui sto parlando, il 500, il 600, il 700, è anche l'epoca in cui la Chiesa, con l'aiuto dello Stato, perseguita chi non è d'accordo con l'insegnamento ufficiale della Chiesa. Quindi ci sono questi tribunali dell'Inquisizione che ricercano tutti i dissidenti e li interrogano, li incarcerano, li puniscono e così via. Questi tribunali dell'Inquisizione funzionano più o meno bene a seconda che gli stati siano disposti a collaborare. I Savoia, che sono una dinastia assolutamente cattolica, cattolicissima, con un, come dire, un'ortodossia pesantissima, tanto per dire, a Torino, gli studenti dell'Università di Torino devono andare a messa tutte le domeniche. Se non vanno a messa tutte le domeniche e non hanno il certificato del parroco, non possono fare gli esami all'università. Ecco. Però i Savoia, cattolicissimi, intromissioni della Chiesa nel governo del loro paese non ne vogliono. E quindi nei territori dei Savoia il tribunale dell'Inquisizione praticamente non c'è. Lo boicottano talmente che non c'è, non funziona. Nel Ducato di Milano, governato dagli spagnoli, il tribunale dell'Inquisizione funziona come? Questo vuol dire che se tu passi da Asti a Alessandria, trovi a Asti una città dove l'Inquisizione non esiste. Ad Alessandria trovi una città dove c'è l'Inquisizione con i suoi tribunali, le sue carceri. Molte persone notabili di Alessandria sono famigli dell'Inquisizione e quindi possono arrestare la gente e così via. Tutte cose che ad Asti non sono nemmeno immaginabili. Quindi sono differenze, come dire, abbastanza considerevoli che si creano fra la zona dei Savoia e le altre. Vi faccio un altro esempio che ci porta magari... Mi seguite? Sì. È abbastanza chiaro il discorso. Un altro esempio che ci porta vicini proprio all'immagine del Piemonte e dei piemontesi come è stata creata, diciamo, negli ultimi secoli. La tradizione militare piemontese. Ne avrete sentito parlare tutti in qualche modo, di questa idea che i piemontesi siano una razza particolarmente bellicosa, che l'esercito piemontese, Sabaudo, sia stato un esercito. Ecco, questa idea che i piemontesi siano una razza bellicosa, che ai piemontesi piaccia fare la guerra, è un'invenzione totale che viene inventata a un certo punto. Ancora nel 1500, io ho letto una lettera di un ambasciatore veneziano in Piemonte, a Torino, che scrive a Venezia, parla del duca Emanuele Filiberto, grande guerriero che ha riconquistato il Piemonte. Emanuele Filiberto è quello che c'è la statua in piazza San Carlo a Torino, il cavallo di Bruns, che rinfodera la spada dopo aver riconquistato il Piemonte. Ecco, l'ambasciatore veneziano dice: sì, il duca è un grande generale, peccato che governa su un paese completamente negato per fare la guerra. I piemontesi sono proprio totalmente negati, non gli importa niente, e il duca fa una gran fatica per convincere qualcuno a fare i soldati. Dopodiché i Savoia decidono che vale la pena di convincere i sudditi a fare i soldati. Savoia decidono una cosa diversa dagli altri stati italiani. Negli altri stati italiani gli eserciti sono l'ultima cosa che interessa. Si spende poco per gli eserciti. Sono eserciti da operetta. I Savoia decidono di avere un vero esercito. Ora, avere un vero esercito significa intanto spenderci un sacco di soldi. Metà del bilancio dello Stato va per l'esercito. Poi significa spiegare ai nobili che se vogliono avere il favore del sovrano devono portare l'uniforme. E quindi ogni famiglia nobile deve avere un figlio ufficiale. Questo è il modo in cui la nobiltà piemontese viene abituata
al servizio militare. Gli si chiarisce che il re non farà favori a quei nobili che non fanno il servizio militare, e quindi ufficiali dell'esercito. E ai contadini, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione, ai contadini si spiega che fare il militare è un dovere, è anche un onore. Ai soldati si danno delle esenzioni fiscali, il privilegio di portare l'archibugio, tutte cose utili, però è un dovere. E quindi gli eserciti dell'epoca di cui vi parlo, il 600, il 700, non è che c'è la leva in massa che tutti devono fare il soldato. L'idea è piuttosto che un certo numero di giovanotti devono fare il soldato. Quando il re ha bisogno si fa la coscrizione a cisterna. Quanti giovanotti ci sono in età di fare il soldato? 50? Ognuno tira un numero. I 5 numeri più bassi vanno a fare il soldato. Per 8 anni, per 10 anni. Ecco, così funziona. E ai contadini si spiega che lo devono fare. Il re lo vuole. E ai contadini non è che questo piaccia. Però diventa parte della vita. Diventa la normalità, che se ti va male nella vita ti sorteggiano, tiri il numero basso e devi andare a fare il soldato. Poi si possono anche trovare dei modi per venire incontro alla gente. Quando i Savoie vogliono ingrandire l'esercito, inventano i reggimenti provinciali, ce n'era uno anche di Asti, il reggimento provinciale d'Asti. I reggimenti provinciali sono una cosa un po' più comoda. Quelli che sono sorteggiati per quei reggimenti lì restano a casa, devono venire 2 o 3 settimane all'anno a fare un po' di addestramento. E questa è una cosa che passa più facilmente, quello i contadini si rassegnano, insomma, alla fine. E gli ufficiali, stessa cosa, nobili, quei nobili che proprio la voglia di fare l'ufficiale non ce l'hanno, possono trovare un posto nei reggimenti provinciali che tanto si ritrovano soltanto una volta all'anno. Un esempio tipico che avete in casa voi è Vittorio Alfieri, naturalmente. Vittorio Alfieri, che l'ultima cosa che gli interessava era fare l'ufficiale, però la famiglia è grande famiglia nobile, non puoi non avere un figlio ufficiale. Allora Vittorio, nelle sue memorie, dice: alla fine ho dovuto accettare di fare il sottotenente nel reggimento provinciale d'Asti, che aveva questo vantaggio, che lasciava una grandissima libertà di non far nulla, perché tanto appunto è... Però al di là di questa differenza fra il servizio nei reggimenti veri e quello dei reggimenti provinciali, fatto sta che entro il 700, il 1700, in Piemonte tutti sono abituati all'idea che l'esercito esiste e che si deve fare il militare se ti tocca. E nel resto d'Italia non è così. Nel resto d'Italia non c'è questa abitudine. Poi i Savoia e i loro ministri e i loro intellettuali, quelli che gli scrivono i discorsi, si convincono a quel punto che la gente è anche contenta. Nasce questa idea che i piemontesi sono un popolo bellicoso, che fanno volentieri il servizio militare. C'è una lettera del Baretti, famoso intellettuale del Settecento, che poi è finito a Londra, che da Londra racconta un po' com'è l'Italia agli inglesi, e dice: sì, il Piemonte, i contadini amano fare il servizio militare. È una cosa di, come dire, che porta onore a un uomo aver fatto il militare. Tanto, dice il Baretti, che in Piemonte, se uno va nei campi, spesso vede un contadino dietro all'aratro ancora vestito con la divisa militare. Chiaro che con quello che costavano gli abiti è ovvio che prima di buttarla via la usavi, ma per il Baretti invece, per un intellettuale torinese, questo vuol dire che i contadini sono fieri di fare il militare. E per carità, magari poi è anche vero un po', perché alla fine le persone sono diverse, alla fine quando è diventata una cosa che te la ripetono, che fare il militare al servizio del re è una cosa prestigiosa, ci sarà stato certamente anche chi alla fine se ne convinceva e ci credeva. Tanto che i Savoia si abituano all'idea che il loro popolo è un popolo bellicoso su cui si può contare per difendere il paese in caso di invasione straniera. E allora poi una cosa ne porta un'altra. I contadini piemontesi sono autorizzati a tenere il fucile in casa, perché se ci arriva l'invasione francese, a quell'epoca erano sempre i francesi che venivano a invadere il Piemonte, se arriva l'invasione francese, come succede nel 1747, che poi viene fermata la battaglia della Sieta,
che tuttora viene celebrato un po' come no, momento glorioso della storia del Piemonte. Ecco, in quell'occasione lì, come in altre, come nel 1706, quando c'è l'assedio di Torino, i francesi invadono il Piemonte, in quei casi il governo dei Savoia autorizza e anzi invita la popolazione a armarsi e a formare quelle che nel linguaggio del Settecento si chiamavano bande partigiane, per fare la guerra contro gli invasori. E allora, quando queste cose fanno parte della cultura collettiva comunque di un territorio e di una popolazione, rimangono. L'idea che se c'è l'invasore straniero la gente prende il fucile e va in montagna non è un'invenzione del 1943. Qui è una cosa che veniva non solo fatta, ma ordinata dal governo legittimo, fin dal Settecento. In altre zone, fuori dal Piemonte dei Savoia, queste robe qui sono robe inaudite. Quando nel Settecento i Savoia conquistano il Novarese e l'Alessandrino, prima cosa che fanno è dire, beh, facciamo anche qua dei reggimenti provinciali. Spieghiamo ai contadini che devono tirare il numero, ai nobili che devono fare l'ufficiale. È un disastro. Tutti i contadini sorteggiati scappano, perché nessuno vuole fare il militare. I nobili, piuttosto che rimanere, se ne vanno a Milano. Non riescono a farli i reggimenti provinciali di Novara, di Alessandria, anzi di Tortona, lo volevano fare a Tortona. Perché? Perché in quei paesi lì, che pure sono così vicini, la mentalità è diversa, l'abitudine è diversa. E quindi alla fine si vede, secondo me, che comunque stare sotto un certo governo ti dà un certo modo di pensare, certe abitudini, certi valori che cambiano, no? da un paese all'altro, da un governo all'altro. Un'altra zona che oggi è agli occhi di tutti, fa parte proprio del Piemonte in modo così totale, le Langhe. I grandi scrittori piemontesi vengono dalle Langhe, e con buona pace dell'astigiano anche i grandi vini piemontesi vengono dalle Langhe, infine, ecco. Quindi più Piemonte di quello. Ancora nel Settecento le Langhe, che non appartenevano ai Savoia, erano viste da Torino come un posto fuori dal mondo e diverso dal Piemonte in modo totale. Vi spiego perché. Le Langhe, che stanno a cavallo fra la Repubblica di Genova e dall'altra di qua il Regno di Piemonte e la Lombardia austriaca, ci sono grandi strade commerciali che risalgono dalla riviera Ligure e passano anche attraverso le Langhe e vanno verso nord. Strade su cui ci sono traffici, quindi pedaggi da riscuotere. E le Langhe non appartengono, vi dicevo, ai Savoia, appartengono alla Repubblica di Genova, che però è uno stato molto debole e le ha date in feudo ai suoi nobili. Per cui i paesini delle Langhe sono tutti feudi dei Doria, dei Pallavicini e così via. Ogni signore governa. Uno governa Narzole, un altro governa Barbaresco, mi spiego, ecco. E non rispondono a nessuno questi signori. Quello che succede è che siccome in quel territorio il potere quindi è molto debole e ci passano strade importanti con grossi traffici e c'è da fare un grosso profitto a tassare questi traffici, e c'è anche da fare un grosso profitto a fare il contrabbando. E allora le Langhe sono un paese interamente governato da bande criminali che gestiscono il contrabbando, che fanno passare in nero le merci e taglieggiano i mercanti o si mettono d'accordo con loro. E da Torino vedono questo mondo delle Langhe dicendo: quello è un mondo. E lo vedono come oggi noi potremmo vedere la periferia di Napoli, sostanzialmente. Lì comandano le bande. Nei paesi delle Langhe la polizia non ci entra, perché se la polizia entra a Narzole gli spara le schioppettate dietro il muro e il signore locale prende la sua tangente e il parroco prende la sua tangente. Le Langhe sono, viste nei rapporti dei funzionari di Torino, una piaga infetta che avvelena il Piemonte, perché lì appunto lì vive la delinquenza, la camorra, non la chiamano camorra, ma è quello. E sono un posto dove dominano queste bande e in ogni paese ci sono le faide fra le bande rivali, per cui tutti i momenti ci scappa il morto. E dice il morto, eh sì, perché quello lì è uno di quelli lì, prima il mese scorso loro hanno ammazzato uno degli altri, adesso hanno ammazzato quello. Così si vive nelle Langhe.
una cosa che, vista dal punto di vista di un buon piemontese abituato all'idea che il Piemonte è un posto tranquillo dove la gente è obbediente, disciplinata, obbedisce al governo, paga le tasse, ecco, lei dice neanche adesso, neanche per sogno, ne sono comunque, però un po' questa idea ce l'abbiamo. Le Langhe erano tutt'altro e nel giro di 2 secoli sono diventate invece Piemonte, anche quelle. Ecco, detto tutto questo, questo discorso, che insomma è buona parte del discorso che volevo farvi stasera, ma insomma ci sono ancora altre cose da dire, se avete ancora voglia e se resistiamo. Questo per quanto riguarda la formazione storica del Piemonte, che, come dire, nasce l'idea di Piemonte che noi abbiamo oggi nella zona governata dai Savoia e poi pian piano però diventano Piemonte una serie di altri posti che non erano sentiti assolutamente come piemontesi. Detto tutto questo, ci sono dei momenti in cui effettivamente c'è una spinta al sentirsi piemontesi, al creare qualche cosa che effettivamente è piemontese. Uno di quei momenti è il Risorgimento, per esempio. Risorgimento è la prima volta che, bene o male, il resto degli italiani si accorgono che c'è il Piemonte, che se no era un po' sempre sentito come una zona un po' periferica, no? Un po' marginale, tutto sommato. Invece nel Risorgimento, all'improvviso, il Piemonte diventa uno dei punti caldi d'Italia. E di nuovo, in questo caso, vabbè, forse hanno ragione loro aver messo i Savoia sulla copertina, perché sono poi decisioni dei Savoia che hanno fatto del Piemonte la guida dell'Italia nel Risorgimento. Voi sapete cosa succede? Arriva il 48, 1848, e i vari sovrani d'Italia concedono la Costituzione. Lo fa il re di Napoli, lo fa il Papa, lo fa Carlo Alberto a Torino. Poi però il Papa e il re di Napoli se la rimangiano. E invece in Piemonte la Costituzione rimane. E il Piemonte diventa l'unico Stato italiano con un governo liberale. Noi oggi, quando pensiamo al Risorgimento, magari tendiamo a giudicarlo con i criteri di oggi e a non renderci più conto di cosa significavano certe cose, no? Un governo liberale. In tutti gli altri stati d'Italia non esisteva un Parlamento. Voi magari direte, beh, tutto sommato forse non è... Ma seriamente, il Piemonte era l'unico paese in Italia dove la gente andava a votare. Poi, per carità, col sistema di allora votavano solo i più ricchi. Non era una democrazia vera, era molto imperfetta. Però comunque c'era il Parlamento, quindi c'erano le elezioni, quindi c'erano le campagne elettorali, quindi c'erano i partiti autorizzati, che invece a Roma o a Napoli o a Venezia sono proibiti. E ci sono i giornali liberi, che scrivono quello che vogliono, mentre in tutto il resto d'Italia la polizia controlla e vieta. E fa una differenza colossale, c'è la libertà di associazione, di manifestare in strada, di riunirsi, le associazioni operaie. Fa una differenza enorme e il Piemonte diventa un po' all'improvviso la parte d'Italia più in vista, quella che gli stranieri apprezzano di più, fra l'altro, perché gli inglesi o i francesi, che a queste cose si sono abituati, alla libertà, al Parlamento, alla politica, in Italia trovano che il Piemonte è l'unica parte, tutto sommato, che si è messa allo stesso livello dell'Europa. E anche dall'Italia, tutti quelli che scappano dai governi reazionari vengono in Piemonte. Questo è un fenomeno poco noto, ma dopo la fine della prima guerra d'indipendenza in Piemonte sono arrivati, si calcola, qualcosa come 70.000 emigrati dall'Italia del sud e del centro, emigrati politici scappati perché si erano impegnati per la rivoluzione o per il Risorgimento e nei loro paesi gli facevano la pelle, e quindi vengono in Piemonte, vengono a Torino. Ce n'è di tutti i tipi, molta povera gente che fa fatica a trovare lavoro, ma vengono anche, come dire, intellettuali, giuristi, filosofi. E Torino diventa un po' la capitale d'Italia, già prima di aver vinto la seconda guerra d'indipendenza, ma è il luogo dove comunque tutte le migliori intelligenze, quelle impegnate col Risorgimento, non quelle contrarie ovviamente, vengono a Torino. E lì si comincia a ragionare sul fatto che questo Piemonte è un po' diverso dal resto d'Italia.
e chi ci arriva rimane un po', non so se voi avete visto il film, come si chiama, Noi credevamo, sul Risorgimento, dove a un certo punto una parte delle scene sono proprio ambientate tra questi napoletani che sono venuti a vivere a Torino, e oppure che tornano al sud e raccontano di aver vissuto a Torino, in Piemonte, e allora gli chiedono chissà come si mangiava male laggiù, e questi dicono no, no, non si mangiava mica male, anzi, c'erano certi formaggi più buoni dei nostri, insomma, comunque, fuori di scherzo, molta gente dal resto d'Italia viene in Piemonte, viene a Torino, trova che c'è del bene, trova che c'è del male. Una cosa che trovano gli italiani che vengono in Piemonte è che in Piemonte già allora c'è una cultura che è tutta orientata verso la scienza, la matematica, la meccanica. Mentre gli intellettuali che vengono da Napoli, abituati alla discussione filosofica, alla cultura classica, arrivano a Torino e si trovano spaesati. Gli sembra di essere finiti in un posto dove non si capiscono, perché le scuole sono tutte scuole appunto tecniche, è pieno di scienziati, di artiglieri, di gente che calcola come sparare meglio i cannoni, e per la loro cultura è una cosa strana. C'è una lettera di Francesco De Sanctis, grandissimo intellettuale napoletano, che sarà poi ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita. De Sanctis è a Torino, esule, perché a Napoli lo mandano in galera, è venuto a Torino, e da Torino scrive agli amici napoletani, a un amico napoletano, dicendo: ma qui io, com'è che dice? Dice così il De Sanctis: qui a Torino, mio caro, è il Giappone. Non riesco a parlare con nessuno, si interessano di cose che a me non interessano, e poi giù contro tutte queste scuole tecniche, meccaniche, scientifiche. E questa è una prima caratteristica del Piemonte che già nell'Ottocento è visibile, insomma, si delinea e che lo mette un po' in contrapposizione con il resto d'Italia. E poi ce ne sono altre di caratteristiche. Per esempio, in un'Italia dove le monarchie reazionarie sono ancora tutte strettamente alleate con la Chiesa, il Piemonte è l'unica parte d'Italia dove si fa seriamente una politica per separare Stato e Chiesa, provocando opposizioni, conflitti e drammi di coscienza e tutto, però con l'idea che non si può continuare in un paese moderno ad avere una situazione per cui gli ecclesiastici non possono essere giudicati dal tribunale normale e hanno diritto a giudicarsi fra loro, per esempio. Ecco, questa è una cosa che negli stati moderni si riconosce che non va bene, i cittadini devono essere tutti uguali. Piemonte non è che non sia un paese cattolico, il re è cattolico, anche se Vittorio Emanuele II, l'ambasciatore francese, diceva che non è che temesse tanto Dio, però temeva tantissimo il diavolo, e quindi però la dinastia è cattolica, il Piemonte è un paese cattolico, vanno tutti a messa a quell'epoca. Però il centro di governo, Cavour e gli altri, che sono cattolici in privato, però pensano che la modernità vuole anche dire che la Chiesa non si deve intromettere nel funzionamento dello Stato e che il clero deve essere soggetto alle stesse leggi di tutti gli altri, e fanno passare quelle leggi, le leggi Siccardi, per esempio, che tolgono al clero il privilegio di avere un tribunale tutto suo, e che sono celebrate a Torino in piazza Savoia, giustamente, da quel grande obelisco che c'è lì, dove c'era scritta la legge è uguale per tutti, scritta che oggi ritroviamo in tutti i nostri tribunali, ma che non è così generica, nasce proprio in quel momento lì, con quell'idea lì. Ecco, il Piemonte fa questa esperienza unica in Italia di provare a vedere se si può essere un paese cattolico senza per questo riconoscere alla Chiesa dei privilegi politici e giudiziari, delle intromissioni nella vita politica. E questa è di nuovo una cosa poco italiana, tutto sommato, perché invece la tradizione italiana è che, essendo un paese cattolico, alla Chiesa si lasciano degli spazi di collegamento con il potere dello Stato. E poi ci sono altre cose che fanno un'identità piemontese e che esistono ancora oggi, se uno le sa vedere. Per esempio, adesso che si è parlato di abolire i comuni piccoli, vi sarete accorti che il Piemonte veniva particolarmente colpito da questa idea, poi tramontata, per fortuna, devo dire, in questo caso, perché i piccoli comuni, vabbè, non devo dire voi qui, ma insomma. Ecco,
In Piemonte abbiamo una quantità di piccoli comuni sbalorditiva. In tutta Italia ci sono 8.000 comuni. Di questi, 1.300 sono in Piemonte. Un sesto del totale. È una quantità immensa. Da noi, solo da noi ci sono questi piccolissimi comuni, uno dopo l'altro, per cui fai 5 chilometri e sei in un altro comune. Se andate in giro in mezzo all'Emilia-Romagna o in mezzo alla Toscana o alla Sicilia, voi potete stare per 30 chilometri nel territorio dello stesso comune. E tutti quelli che noi chiameremmo paesini sono frazioni che non hanno un'autonomia amministrativa. Ora, oggi uno dice, vabbè, uno può anche non avere il senso, per quanto, ripeto, voi che vivete in gran parte, penso qui, lo sapete che cosa vuol dire stare in un paese che però si amministra da solo, dove voti per il tuo sindaco, dove tieni sotto controllo direttamente il consiglio comunale, hai dei poteri che gestisci sul posto, insomma. Ecco, non è per caso che in Piemonte ogni piccola comunità è anche un comune con la sua autonomia e con i suoi diritti, ma fa proprio parte di uno sviluppo storico diverso. Perché in gran parte d'Italia quello che è successo a un certo punto, questa sarebbe una lezione di storia che ci vorrebbe un'ora per farla tutta, io provo a delinearla molto rapidamente. In gran parte d'Italia, dove le città erano molto forti e hanno conquistato un po' tutto il territorio, pensate alla forza di città come Firenze, Venezia, Milano, Bologna, che conquistano tutto già nel Medioevo, tutto il loro territorio, e quello che è successo è che lì la città, conquistando la campagna, non ha dato nessun diritto agli abitanti delle campagne, non ha permesso che gli abitanti delle campagne facessero politica, si organizzassero, eleggessero dei rappresentanti. È in quel mondo lì che nasce l'idea, se ci pensate ancora oggi nella nostra lingua, chi è l'abitante che ha i pieni diritti politici? Il cittadino. E perché il cittadino e invece il contadino no? Nasce in un'epoca in cui in quasi tutta Italia solo la grande città comandava. Se stavi nelle campagne, niente, ubbidire e basta. Per di più, in quasi tutta Italia la terra apparteneva agli abitanti, ai borghesi delle città, e i contadini erano solo mezzadri. Oppure apparteneva ai principi, come nel sud, ai baroni, e i contadini erano solo braccianti. Quindi in realtà in gran parte d'Italia la campagna non ha nessun potere politico, comanda la città e non ha neanche nessun potere economico. I contadini sono mezzadri del padrone oppure braccianti del barone. Da noi non è così. Da noi c'è stato uno sviluppo diverso, per tanti motivi, eh? E non è che fosse meglio o peggio allora, o che i piemontesi fossero diversi dagli altri, però di fatto da noi quei meccanismi lì non ci sono stati. Da noi c'era sempre il signore del castello che comandava, non era dalla città che comandava, su cui nell'Astigiano Asti ha fatto anche molto in quella direzione, ma tipicamente c'è il signore del castello, e davanti al signore del castello la comunità contadina, va bene che si tolgono tutto il cappello davanti al signore, però quando c'è da fare una lotta e quando c'è da pretendere dei diritti, anche davanti al signore del castello la comunità contadina ce la può fare. E poi non arriva il borghese dalla città a comprare la terra e tu diventi mezzadro. I mezzadri da noi ci sono sempre stati, ma non tanti. Da noi c'è sempre stata, è ridicolo che venga a dirvelo, lo sapete meglio di me, tantissima piccola proprietà. Tantissimi contadini facevano la fame, ma la vigna era loro però. Non lavoravano sotto padrone. Questa è sempre stata una caratteristica del Piemonte che gli altri italiani e gli stranieri notavano con sorpresa già nel 600, già nel 700. Dicono, qua i contadini sono tutti padroni, piccolissimi padroni, però hanno il loro pezzetto di terra da difendere. E allora in questo mondo la comunità contadina è forte, non si lascia schiacciare come è successo altrove in Italia. La comunità contadina negozia col signore e ottiene dei diritti. Poi arriva il Savoia, e la comunità contadina può negoziare anche col Savoia, dicendo, noi ti siamo fedeli, il signore, lui non fidarti del signore, meglio non fidarsi, ma noi contadini possiamo esserti fedeli, però ci devi garantire i nostri diritti. E allora, detto molto all'ingrosso e molto alla buona, nel corso dello sviluppo storico, qui in Piemonte, ogni paesino
ha saputo conservare dei diritti politici, il diritto di far politica, di avere un consiglio comunale, di eleggere un sindaco. È per quello che è un comune. Mentre molto spesso lo stesso paesino in Toscana non ce l'ha fatta a fare quella cosa lì, perché i contadini erano tutti mezzadri, i padroni venivano dalla città, la città occupava tutti gli spazi, e nello stesso paesino in Sicilia stessa cosa, anche se in modo diverso: la terra è tutta del barone, i contadini sono tutti braccianti, nessuno davanti al barone riesce. E invece da noi è un po' diverso. Quindi i piccoli comuni, i tanti piccoli comuni che abbiamo in Piemonte e la diffusissima piccola proprietà che abbiamo in Piemonte sono proprio caratteristiche strutturali che si sono formate storicamente e che distinguono il Piemonte, anche un po' la Liguria, anche un po' la Lombardia occidentale, o tutto il nord-ovest, diciamo, dal resto d'Italia. E queste sono differenze che oggi magari non si percepiscono più, ma che storicamente, insomma, hanno contato tanto. Tant'è vero, e magari chiudo con questo, poi se c'è qualche domanda lasciamo un po' di spazio alle domande, ma tant'è vero che c'è un'altra cosa curiosa, che di cui io sono un po' stupidamente orgoglioso, perché è stupido essere orgogliosi, però quando parlo con i colleghi di altre parti d'Italia che studiamo questa cosa, i cognomi in Piemonte si sono formati molto prima che altrove. Cioè già nel Medioevo un contadino piemontese aveva di solito un cognome, e quindi era qualcosa, aveva una famiglia, era, insomma, esisteva. Un contadino del resto d'Italia, non solo nel Medioevo, ma ancora nel 500, nel 600 spesso, come si chiamava? Giacomo di Andrea. Giacomo di Andrea di Bartolomeo. Cioè, contadini, bisognava di un cognome. Si dice chi è il padre, per fargli pagare le tasse basta dire quello. Basta scriverlo col nome, il nome del padre, al massimo il nome del nonno. E in Piemonte invece, già nel Medioevo, la maggior parte della gente, non tutti perché è un processo spontaneo, mi rendo conto che sono entrato in un discorso complicato e ci sono entrato un po' troppo all'improvviso, i cognomi si formano nel tempo. Al tempo dei barbari la gente aveva un solo nome, se eri di discendenza romana ti chiamavi Martino, Giovanni, e se eri di discendenza barbara ti chiamavi Ragnacario o Launechildo, però insomma comunque la gente aveva un nome. I cognomi nascono nel Medioevo, però appunto in certe regioni nascono prima. In Piemonte già nel Medioevo è pieno di gente che si chiama Barbero, Ferrero, Pautasso, Botta, non mi spiego, qualunque. I cognomi di adesso, gli stessi di adesso. Laddove i contadini toscani o veneti o meridionali hanno dovuto aspettare secoli perché si creassero dei cognomi. E questo vuol dire una società comunque molto più strutturata, molto più solida. E di nuovo il discorso della piccola proprietà. Se tu hai della terra e la lasci ai tuoi figli, allora c'è la sensazione di una famiglia che dura nel tempo. E invece se non hai niente, basta sapere come ti chiami di battesimo, come si chiama tuo padre, basta, non c'è bisogno d'altro. Quindi di nuovo il Piemonte in campagna ha una società che già da molto tempo era più organizzata, più strutturata, più forte rispetto ad altre parti d'Italia. Poi può essere un bene, può essere un male. Nel Settecento, quando scoppia la Rivoluzione Francese, in altre parti d'Italia la gente la rivoluzione la fa perché non ha niente da perdere e ha voglia di cambiare. In Piemonte gli ambasciatori stranieri dicono: ma qui sono tutti piccoli proprietari, non c'è nessuno che abbia interesse di fare la rivoluzione e di cambiare il mondo. E questo, insomma, può essere un bene, può essere un male, se ne può discutere. Però certamente, ecco, come dire, ho cominciato dicendovi che il Piemonte è una regione che non è ben chiaro cosa sia, che quella di adesso esiste da poco tempo in fondo, che vari pezzi del Piemonte hanno avuto storie diverse. Però poi ho finito dicendo che alla fine, insomma, alcuni aspetti di identità, e non sono solo gli Agnolotti e i Grissini o il Barolo, alcuni aspetti per cui essere piemontese vuol dire, anche dal punto di vista della storia di lunga durata, vuol dire certe cose, insomma, ci sono. Ecco, io mi scuso, so che non è stato un discorso facile, divertente e così via, ma insomma, questo è quello che io ho messo dentro questo libro. Qui è passato un giornalista e saggista che ci aveva parlato di un'altra versione del Risorgimento, una versione neobromponica leggermente, ma non proprio neobromponica, comunque
Il risultato è stato che i pochi piemontesi che erano venuti ad ascoltare, no, ce ne sono stati via avviliti, volevano chiedere scusa, no? La storia del Risorgimento è stata una storia sicuramente molto, molto complessa. Ecco, la mia domanda è questa: ma davvero il Piemonte ha fatto solo dei danni? Davvero l'accusa di piemontesismo che è stata fatta è proprio un'accusa da prendersi nell'aspetto più deteriore, oppure dobbiamo riconoscere che il Piemonte ha fatto anche qualcosa di grande? Allora, voi avete ancora un paio d'ore, vero? Allora, io faccio una premessa. Questo movimento, chiamiamolo neoborbonico, per cui nel sud c'è molta gente convinta che il Risorgimento per loro è stato un disastro, che loro stavano benissimo prima e che il Risorgimento è stato una conquista e un saccheggio, che è da allora che il sud, eccetera, eccetera, eccetera. Questo movimento, che è molto diffuso in certi ambienti al sud, poi non so quanto fra la gente. Se uno va in internet trova un sacco di siti che dicono queste cose, però quando io vado a parlare al sud in genere c'è una persona su 100 nel pubblico che pensa queste cose qui, ecco. Ma comunque, questo movimento ha una sua giustificazione in questo, che ne hanno abbastanza anche loro di sentirsi dire da quelli del nord, da certi del nord, che il sud è un peso, che il sud bisognerebbe bruciarlo, staccarlo, ecco. Loro ne hanno abbastanza e ovviamente dopo un po' non ne possono più e si sono creati questa illusione per consolarsi, che è una cosa un po' drammatica, perché vuol dire che della realtà non importa niente a nessuno, importano i bei sogni, no? Ecco. Peccato che il bel sogno non consiste solo nel dire noi del sud eravamo bravi, ma anche nel dire voi piemontesi eravate dei nazisti, e questa è la cosa che la rende assolutamente, secondo me, da combattere questa cosa. Cosa si può dire? Tutta una parte del discorso di Pino Aprile, di quelli come lui, è il sud era prospero prima di essere unificato col resto dell'Italia. Questo non è vero, lo sanno tutti tranne quelli che non vogliono saperlo. Nel senso che voi sapete, per sapere una cosa ci sono due possibilità: o stare a sentire il primo che parla, o andare a cercare dei dati, dei numeri, delle statistiche, delle informazioni. Ecco, se uno sta a sentire il primo che parla può credere quello che vuole. Se uno va a vedere i dati, i numeri, le statistiche, i fatti, non c'è alcun dubbio che al momento dell'unificazione l'Italia del Sud era un po' più povera e più arretrata rispetto al Nord, e specialmente al Nord-Ovest. Un po' più povera, un po' più arretrata, bisogna capirsi. L'Italia era tutta poverissima. L'Italia era tutta priva di industrie. Una cosa su cui Pino Aprile insiste molto è che c'erano tre ferriere e una fabbrica di un cantiere navale e un'altra cosa. Ma ecco, solo quello che c'era, non tutto quello che c'era. Ma soprattutto la cosa debole di questo ragionamento, ovviamente anche nel Burkina Faso ci sarà una fabbrica, no? Oggi uno può tranquillamente andare nel paese più povero del mondo e trovarci una fabbrica, due fabbriche, tre fabbriche. Se uno guarda l'insieme di quel che c'era, si scopre che in tutta Italia l'industria era completamente insignificante. Ce n'era pochissima nel nord e ancora meno nel sud, il che vuol dire però qualche fabbrica c'era naturalmente. Però per intenderci, loro parlano in particolare di una fabbrica di siderurgia, insomma, di una ferriera che è stata chiusa. Ecco, l'intera produzione siderurgica di tutta Italia nel 1861 rispetto a quella dell'Inghilterra era un centesimo. L'intera siderurgia italiana era un centesimo di quella inglese. L'intera produzione di cotone, altra grande merce di massa in Italia, ugualmente era un centesimo di quella inglese. In altre parole, non c'era ancora stata la rivoluzione industriale. Qualche fabbrica c'era, si capisce, ovvio, in un paese di 20 milioni di abitanti, qualche fabbrica c'era, ma non conta nulla. Altre sono le cose: la produzione agricola, il commercio, le infrastrutture, l'alfabetizzazione, e su queste cose qua la povertà era grande dappertutto. Calcolare il PIL di quell'epoca è molto difficile, però gli storici ci provano. La sensazione è che il PIL del nord fosse più alto di quello del sud, ma che la differenza fosse meno di adesso, eh? La differenza è meno di adesso, perché anche il nord era molto povero. C'era però un po' di scarto, c'era, ma soprattutto da poco tempo c'era un grosso scarto nelle infrastrutture, perché nell'ultimo decennio in particolare nel nord si era speso e investito e i Borboni invece non avevano speso un soldo. Il risultato è che a Napoli avevano fatto la prima ferrovia d'Italia, la Napoli Portici, però poi
al momento dell'unità d'Italia il Regno di Napoli aveva 100 km di ferrovie e il Piemonte ne aveva 1000. E lo stesso vale per le strade, per il numero di comuni non collegati da strade era spaventoso nel sud, perché il governo non aveva speso in quel senso. E dunque c'è una prima differenza che allora non voleva dire che al nord si stesse tanto meglio, però che spiega perché poi la rivoluzione industriale è venuta al nord. La rivoluzione industriale è venuta dove c'erano le infrastrutture, le strade, le ferrovie e dove c'era una popolazione meno analfabeta. Perché l'altra cosa dove la differenza è drammatica è questa, che i livelli di alfabetizzazione, il paese era tutto pieno di analfabeti naturalmente, le donne erano analfabete in maggioranza in tutta Italia, però complessivamente in Piemonte c'era un 50% di gente che sapeva leggere e scrivere, e quindi un 50% di analfabeti anche chiaramente, però in Piemonte un 50% della gente grosso modo sapeva già leggere e scrivere. Nel Regno di Napoli era all'incirca il 12% la percentuale di gente che sapeva leggere e scrivere. E quelle cose lì fanno differenza. Quando arriva lo svizzero che vuole investire, dove trova infrastrutture e manodopera un pochino più alfabetizzata, investe lì. E la rivoluzione industriale italiana è avvenuta in questo modo per queste ragioni. Quindi diciamo, il Regno di Napoli non era prospero, era ancora un po' più arretrato di tutto il resto d'Italia. Dopodiché è verissimo che per esempio pagavano poche tasse, perché dato che i Borboni non spendevano, non avevano neanche bisogno di far pagare grandi tasse. I piemontesi pagavano molte più tasse di tutti gli altri italiani in quel periodo, ma molte di più. E però questi soldi venivano spesi. Poi il Piemonte ha fatto la guerra d'indipendenza, la seconda guerra d'indipendenza l'ha pagata il Piemonte. Il risultato, e questo Pino Aprile poi lo dice, ma dice solo il risultato, non perché ci sia arrivati. Il risultato è che quando fanno l'Italia unita si scopre che il Piemonte ha il bilancio in rosso, perché ha sostenuto tali spese, sono pazzesche le spese per la guerra, ci sono i grafici, si vede il deficit che sale un po' anno dopo anno negli anni 50 quando si fanno le ferrovie, le strade, e poi nel 59 paf, perché le guerre hanno un costo terrificante che oggi non ci immaginiamo più, non le guerre che facciamo noi in Afghanistan o in... figuriamoci, ma le guerre vere che coinvolgono l'intero paese avevano dei costi spaventosi. Quindi quando fanno i conti e l'Italia è unita, si scopre che sommando il debito pubblico di tutti i vari stati italiani, quello piemontese da solo sono i tre quarti. E certo, e lo paga tutta l'Italia, è certo. E Pino Aprile viene a dire, ci avete fatto pagare i vostri debiti. È vero, detto così è vero, ma devi anche vedere perché. Poi avrà parlato dell'oro che i Borboni avevano e che è stato incassato dall'Italia unita, è certo. In Regno di Sardegna non c'era più niente in cassa perché avevano speso tutto, e meno male che l'avevano speso, perché l'avevano speso in scuole, ferrovie e poi nella guerra vittoriosa per unificare il paese. I Borboni che non spendevano avevano una meravigliosa riserva aurea, la quale è passata allo Stato italiano, e ci mancherebbe d'altra parte, nel senso che il Sud ha dato dei grandi contributi all'Italia unita, ha dato le sue intelligenze, i grandi pensatori, filosofi e letterati di Napoli o di Palermo, ha dato la flotta, la magnifica flotta borbonica che ha abbandonato i Borboni ed è passata col Piemonte già appena scoppiata, appena arrivato Garibaldi, perché i suoi ufficiali erano in genere, gli ufficiali della flotta napoletana, gente seria e capiva come andavano le cose. E poi il Sud, tra le altre cose, ha dato le grandi riserve auree accumulate dai Borboni, che sono finite nel tesoro dello Stato italiano e sono state usate, diciamo anche questo, nei decenni successivi per fabbricare strade e scuole anche al sud. Perché l'altra cosa che va detta è che il governo, l'Italia unita, nella povertà più totale, con il deficit spaventoso accumulato per la guerra d'indipendenza, con difficoltà terrificanti, con Quintino Sella che faceva morire di fame la gente a forza di tasse pur di pareggiare il bilancio, però l'Italia unita, e questo tutti gli storici che studiano queste cose le sanno, ha costruito ferrovie, strade e scuole in tutto il paese, assolutamente senza privilegiare il nord, su questo non c'è discussione. E del resto l'Italia unita è stata governata fin dall'inizio da un governo pieno di italiani di tutte le regioni. Qui c'è questa cosa infelice che, siccome all'arrivo il brigantaggio è scoppiato subito, e all'arrivo, prima ancora che si proclamasse l'Italia unita,
ovviamente l'esercito che veniva dal nord era chiamato l'esercito piemontese, poi è rimasta radicata nell'uso meridionale questa abitudine di chiamare i piemontesi. In realtà non è lo Stato, è lo Stato italiano, il quale ha delle responsabilità, ben inteso, perché di fronte al brigantaggio la repressione è stata estremamente dura, l'esercito ha sparato, fucilato, su questo non ci sono dubbi, l'esercito italiano, reclutato in tutta Italia, comandato da generali di tutta Italia, pieno di ufficiali borbonici che sono passati tutti in massa nell'esercito italiano, quindi quello diciamolo, però l'esercito italiano e lo Stato italiano certamente ai contadini meridionali che passavano coi briganti, ecco, non ha mostrato un volto benevolo, non c'è dubbio. È stata una repressione durissima, ferocissima, anche comprensibile se uno si cala nella situazione pazzesca di allora, però comunque questo non c'è dubbio. Ecco, trasformarlo nell'occupazione e sfruttamento del sud da parte del nord è semplicemente un'invenzione, nel senso che non è andato così e si può dimostrare che non è andato così. Ecco, questo è più o meno tutto quello che è. Visto che adesso menzionava dei numeri, non so se aveva letto questo debito incredibile accumulato dai piemontesi, poi passato all'Italia, no? Quant'era rispetto a... Ah, guardi, non saprei dirglielo perché tutti i raffronti sono sempre... Allora, oltretutto, non c'era il calcolo ufficiale del PIL. Quindi io, ecco, non saprei fare un confronto rispetto all'adesso. So che negli anni 60 lo Stato italiano è arrivato al pareggio di bilancio, con Quintino Sella. Quindi probabilmente stavano meno peggio di noi adesso, diciamo quello. Però era anche un'economia appunto molto più lenta, molto più primitiva. Confronti precisi non si possono fare, comunque le cifre a memoria purtroppo non le so. So che era considerato un debito molto alto e indubbiamente appunto nel 59-60 si era decuplicato quel debito pubblico, ecco, su quello non c'è dubbio. Bene, io vado anche a casa, se nessuna domande non è...